Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di questa piccola penna levigatrice ricaricabile. Una penna piccola ma davvero molto comoda che funziona bene. Te la vendono su Amazon, anzi vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione di questo video. E pensate che ha più di 1000 recensioni, tutte positive. L'ho provato, l'ho utilizzato per più di un mese, infatti me l'hanno mandata forse verso i primi di luglio. E l'ultimo lavoro che ci ho fatto, per esempio, è stato quello di sistemare una cover di un videocitofono che non si incastrava più bene. E mi sono divertito con questa pennetta a levigare tutte le parti per farla incastrare in modo corretto. Cosa mi è piaciuto? Mi piace perché è piccola e ci permette di lavorare tenendola fra le mani come una penna, girarla, comunque tenerla sempre fra le mani, continuare a fare il lavoro che stavamo facendo e ricontinuare a fare i lavori di incisione, di decorazione, di ripristino, di limatura, eccetera. Una penna che, se non stiamo utilizzando delle punte pericolose, come in questo caso una piccola punta di trapano, possiamo anche riporre in tasca, per esempio con la carta abrasiva, veramente molto comodo, anche nel taschino ci permette di utilizzarla sia per modellismo che per lavori che non richiedano una potenza eccessiva, perché ha una batteria di 3,7 volt, però riesce a dare quella forza e quella precisione, perché è molto precisa nella rotazione, guardate. Ha quella precisione e quella forza adatta e adeguata a fare dei piccoli lavori di precisione, cose che con penne levigatrici più grandi non si possono fare. Quindi, dopo questi 2 minuti circa di introduzione, guardiamo il prodotto da vicino e mettiamolo alla prova. Iniziamo. Viene venduto all'interno di questa scatolina, in dotazione troviamo un cavo micro USB, alcuni inserti, un manuale di istruzioni, ovviamente la penna levigatrice e delle pinze di ricambio per poter utilizzare gli inserti con il codolo più grande. Allora, questa è la pennetta, guardiamola bene nel dettaglio. Il corpo è tutto in plastica, sulla parte centrale c'è il marchio. L'impugnatura è in gomma con una finitura antiscivolo sulla parte alta per poterla impugnare in questo modo. Oppure poterlo utilizzare come una penna, quindi impugnandola da questa parte. E si impugna e utilizza davvero come una penna. Questo è il tasto di accensione e ha 3 velocità. Accendendola andrà al massimo dei giri, si ridurrà subito dopo. E si accenderanno i 3 LED con i numeri di riferimento 1, 2 e 3 ad indicare la velocità che abbiamo impostato. Velocità minima, velocità media e velocità massima. Guardate la precisione della rotazione. Davvero molto precisa. Si spegne con la pressione successiva. Questo è il tasto per poter bloccare il mandrino e poterlo svitare, quindi rimuovere l'inserto e sostituirlo. E sulla parte posteriore c'è l'ingresso per la ricarica micro USB. La batteria è da 3,7 volt 0,6 ampere. Quando è in fase di ricarica, un LED sulla parte bassa si accenderà di colore rosso per diventare verde quando raggiungerà il massimo della sua carica. E durante la fase di ricarica non possiamo utilizzarla, quindi possiamo sfruttare solamente la carica della sua batteria. L'ho utilizzata molto spesso, ma non l'ho utilizzata a lungo, quindi non sono in grado di dirvi quale sia l'autonomia della batteria. L'ho ricaricata ogni volta che dovevo utilizzarla, quindi non ho avuto assolutamente nessun problema. Adesso facciamo 2 prove rapide. Vediamo di togliere un po' di ruggine da una chiave, però prima volevo farvi vedere, per esempio, la differenza con quella della Parkside da 12 volt. È improponibile pensare di poter fare alcuni lavori in questo modo con una mano. Sicuramente ci viene molto più comodo fare un lavoro, girarla, continuare a lavorare sull'oggetto sul quale stiamo lavorando per poi rimpugnarla in questo modo. Davvero molto comodo per quanto riguarda le dimensioni. Ovviamente non aspettatevi prestazioni eccezionali, non è un utensile adatto a fare lavori pesanti, ma semplicemente per modellismo, per ritoccare alcune parti, eccetera. Proviamo allora se riusciamo a rimuovere un poco di ruggine da questa superficie. C'è letteralmente un abisso, quindi riesce a lavorare perfettamente. Per fare questo tipo di lavori non è necessaria una potenza eccessiva e quindi un utensile di questo tipo va più che bene. Questa è la velocità numero 1. Adesso proverò a premere al massimo per vedere di mandarla in protezione e farla fermare. Ok, però riparte. Quindi si ferma, ma riparte senza alcun problema. Con la velocità numero 2,
stessa cosa, quindi è un piccolo mostriciattolo. Velocità numero 3 si ferma, quindi in quel caso interviene la protezione. Ok. Tra l'altro questo tipo di inserto per la carta abrasiva è diverso da quello che ho visto di solito, che ha la gomma. Questo ha questa parte zigrinata antiscivolo e permette di tenere il rotolino di carta abrasiva al suo posto, e devo dire che sta funzionando molto bene. Dopo aver rimosso quindi la ruggine da questa chiave, proviamo a pulire un pochettino questo metallo. Ok, a massima velocità sì, interviene la protezione, nelle altre due no. Ragazzi, devo dire che obiettivamente potete vedere palese che riesce a funzionare benissimo. Facciamo pure un paio di prove, anche se riesce a lavorare su questo materiale sicuramente non avrà difficoltà neanche nell'alluminio. Quindi proviamo a smussare questa parte e immaginiamo di dover fare questo tipo di lavoro con una penna così grande. Sicuramente riusciremmo, però non avremmo la stessa precisione che si può avere con questo tipo di utensile, soprattutto quando si devono accendere da dietro, che si devono girare più volte. E riesce a lavorare perfettamente, quindi un lavoro di precisione ottenuto in pochi secondi. Tra l'altro il mandrino è sostituibile, però acquistandolo separatamente, con quest'altro tipo di mandrino che ci permette di utilizzare inserti di qualunque dimensione, semplicemente allargando e stringendo le pinze, quindi possiamo utilizzarlo in base alle nostre esigenze. E vi lascerò il link per poterlo comprare, ed è adattabile anche con il pack side. Io lo utilizzo con questo modello da 12 volt e va benissimo. E allora, adesso ho cambiato inserto, userò questa fresetta e proviamo a fare una scritta da questa parte, con il mandrino però che non è suo originale. Impugnandola esattamente come farei con una penna, proviamo a scrivere ciao. E anche in questo caso, provando a forzare, non cede assolutamente. Molto molto più potente di quello che mi immaginavo. Adesso proviamo anche a levigarlo in questo modo. Davvero fantastico. E adesso con l'inserto adatto proviamo a lucidare questa superficie, anche se è graffiata. Allora, sì, ragazzi, è riuscito a lucidarlo, veramente molto molto liscio. Ora ho montato nuovamente il mandrino originale con le pinze da 3 e 2, proviamo a fare un foro su questo pezzo di plastica con la punta di trapano che viene data in dotazione. Adesso facciamo un'altra prova, proviamo ad incidere da questa parte qualcosa con questa fresetta diamantata.
è una cosa che con nessun altro tipo di incisore, di levigatrice a penna, per quanto riguarda le dimensioni, si può riuscire a fare. Invece con uno di questa grandezza si riesce perfettamente a scrivere, direi praticamente quasi perfetto per tutti quei lavori che richiedono precisione. E ora proverò a recuperare questa chiave a brucola che ormai è rovinata nella parte terminale e non funziona più. Vi ricordo sempre di usare gli occhiali protettivi quando fate questo tipo di lavori. Ok, taglio perfettamente eseguito. Quindi serve per fare dei lavori di precisione che, come ho detto all'inizio, non necessitano di chissà quale potenza. Una penna molto versatile, comoda, facilmente trasportabile, che si impugna come una penna e ci permette di fare lavori di modellismo, per esempio per stampa in resina o per chi ha bisogno, come me, di modellare alcune parti. Quindi se può rientrare fra le vostre esigenze, se pensate che possa essere un utensile utile, e allora andate a dare un'occhiata al link che trovate giù nel primo commento e nella descrizione. Non però se vi serve un utensile potente, in quel caso orientatevi su qualcosa di più grosso che abbia delle prestazioni maggiori. Questo è solo per piccoli lavori di precisione, anche se non si ferma subito, se riesce a consentirci di fare qualche lavoretto un po' più spinto del semplice modellismo, però è sempre comunque una piccola pennetta levigatrice. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!